Allora, salve a tutti ragazzi, eccoci qua con una nuova serie, The Town of Light, lo cominceremo insieme. E del gioco conosco veramente poco, però me ne hanno parlato abbastanza bene, quindi ho deciso di portarlo e condividerlo qui con voi sul canale. Facciamo un nuovo gioco e vediamo, insomma, di che cosa tratta. The Town of Light è ispirato da fatti e luoghi reali e da una lunga documentazione riguardo la malattia mentale e la vita dei pazienti all'interno dei manicomi dall'inizio del Novecento fino alla loro chiusura. Contiene storie che possono causare disagio. L'utilizzo viene raccomandato esclusivamente, giustamente, a un pubblico adulto, va bene, però insomma avete capito la tematica. Insomma, è un gioco abbastanza pesantuccio. Volterra, 1942. Ma che cosa è successo? Cos'è questo posto? Forse sono morta. Non vedo la luce, forse sono morta. Non ce la faccio ad alzarmi. Ma che succede? Che mi succede? Qui non c'è nessuno, eppure questi rumori. Dio, che male alla testa. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Non ho fatto in tempo a leggere. Ispirato da fatti e luoghi reali, appunto. Volterra, Toscana, 2016. Vabbè, io sono andato dritto per dritto, non so che c'era. Ma è preso un colpo, una paralisi. Questa musica così. Voi non la sentirete forte, ma io l'ho sentita forte. The Town of Light. Questo posto, il tempo, la memoria. Boh, diciamo che graficamente non mi sembra al massimo, però non è l'importante la grafica in questi giochi, ma appunto, ragazzi, la storia. Siamo in un manicomio abbandonato, no? E come potete vedere, qua che cosa c'è? Diario. Non c'è scritto niente. Memorie. Nessuna memoria. Cartella clinica. No, non c'è scritto niente. Vissuto. Volterra, 1942. Ma che cosa è successo? Cos'è questo posto? Ah, ok, questo è quello che ha detto prima, insomma, nella presentazione. Charlotte, questo posto, il tempo, la memoria.
L'unica cosa che ricordo con chiarezza è Charlotte, la mia bambola. Non lo so, esploriamo prima il primo piano così. Premuto un bottone, spero di non aver fatto danni. Allora, qui c'è la torcia, F. Proviamo a salire al secondo piano. La mamma si occupava di Charlotte. La copriva, la abbracciava, la accarezzava. Era molto affettuosa e amorevole. A Charlotte non accadeva nulla di male e io mi stupivo. Non capivo. All'inizio mi faceva quasi paura. Temevo che mi volesse fare del male. Aspettavo sempre il momento in cui la mamma l'avrebbe abbandonata. Perché io non meritavo di vivere. Non meritavo di essere amata. È freddo. È buio. Guarda. Ora lei ha freddo. Si ammalerà. Noi ce ne possiamo occupare. Non è proibito. Charlotte è buona. Ok, Charlotte è buona. Direi prima di scendere al piano di sotto diamo un'altra occhiata qui intorno. Nuove memorie. La mamma si occupava di Charlotte. Ok, ragazzi, ok, perfetto, questa era la memoria che abbiamo già vissuto. Vediamo Charlotte, questo posto è eccetera. Ok, essenzialmente è quello che ci ha detto nella durante insomma la cutscene. Nulla di nuovo. Ma si apre? Sì. Ma funziona? Ah, giustamente l'ascensore non funziona con la porta aperta. No, piano terra. È più. Ah, non è più. Come fare a cazzotti, vabbè. Vabbè, andiamo a fette. Come si dice? Qui è da dove siamo entrati, quello è l'ascensore. Qua che cosa c'è? Qui è bloccato. Non lo so, vediamo al piano di sopra ancora se c'è da vedere qualcos'altro. È chiuso. Penso che lei, adesso sto avanzando delle ipotesi, sia una ex paziente del manicomio e quando il manicomio ha chiuso è tornata, insomma, per non so per quale motivo qui dentro.
E chissà che cavolo Quelle facevo. lampade potrebbero essere una buona fonte di calore. Ma Charlotte è scomoda. Non è a suo agio. Un po' legnoso questa cosa dell'apertura de porte, di ascensori, insomma, un po' legnoso però. Ho visto una carrozzina al pian terreno, è un posto comodo, possiamo portare Charlotte al caldo. Ah, ok, quindi al pian terreno. Ha visto una carrozzina. Questa? Ecco un posto comodo per Charlotte. Ma è freddo. No, no, è freddo. Non tremare. Il freddo passerà, Charlotte, passerà. Dobbiamo trovare le luci calde. Andiamo in chirurgia. Come te ce porto in chirurgia con l'ascensore, appunto. Aspetta un attimo, devo scegliere. Ecco. Dobbiamo usarlo per forza. Scusate se magari si è sentita la botta di un mouse, ma stavo un attimo facendo una cosa col secondo computer. Nel mentre, quindi perdonate, purtroppo i mouse e le tastiere ci sono e bisogna accettarli. Chiuditi. Bravissimo. Terra. Così portiamo Charlotte in chirurgia. Allora, un secondo che devo aprire la porta. Carrozzina. Lasciala qua. Chiudi la porta bene. Primo piano. Ok, riapriamo la porta. Ok, chirurgia, ragazzi, era da questa parte. No. Già sto cominciando a perdermi, era di là. Non era là. Il freddo va via, hai visto? La luce, il caldo. Noi lo possiamo fare, il freddo va via, non è proibito. Ora possiamo entrare in quel reparto, quello dove cominciò tutto. Tutto iniziò nel reparto di osservazione, al piano terreno. Ok, reparto di osservazione al pian terreno. Perfetto. Fa cazzotti con le porte.
Come sempre ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere, attivare la campanella notifica per non perdervi gli altri video e le altre serie. Ci buttiamo? No. Non lo so, sto seguendo la strada. Tanto c'è questo sound molto disturbante di sotto. Chissà che cosa facevano in questi manicomi. Sicuramente non cose belle. Un giorno ho spento la luce, ma il buio non è arrivato. Era un'immensità senza limiti, una luce accecante, senza misericordia. Avevo 16 anni ed avevo paura, sempre paura. Una paura che mi logorava. Avevo bisogno di aiuto, ma non riuscivo a parlare. Mi terrorizzava tutto, anche pensare. Insomma, dissero che mi portavano in un posto dove la paura andava via, dove sarei stata meglio. Lì dentro ho smesso di vivere. Mi trascinarono via e mi strapparono ogni cosa di dosso. Ogni cosa. Cercai di spiegare quello che mi succedeva. Mi legarono al letto per giorni, abbandonata ai miei incubi. Non era più paura la mia, era pazzia. E quando sei pazzo, non esisti più. Beh ragazzi, sono delle sensazioni forti, eh. Insomma, cioè il gioco è abbastanza, non è per tutti, insomma. Ti fa entrare proprio nella testa di questa ragazzina, secondo me, perché ti dà proprio l'impressione. Della pazzia. Lei. Solo lei in quell'inferno. Stavo precipitando tra i dannati, ma lei e il suo sorriso mi tennero in vita. Lei chi? Allora, magari la andiamo. La porta è chiusa a chiave dall'esterno. Qui le porte si chiudono e si aprono solo da fuori. Magari andiamo leggermente avanti, un altro capitolino e poi ci lasciamo. Questo che cos'è? Non si può leggere. Ah, ok, si è aperta la porta. Adesso siamo di nuovo nel, come si dice, nel presente, non nel passato. Di nuovo la bambola. Che ansia sta bambola.
Lui rideva, ansimava, mi sbavava addosso, mi toccava facendomi male. Pensavo che mi sarei spezzata improvvisamente con un grande rumore, sbriciolata. Mi sentivo fragile, malata, sbagliata, sporca. Potevo stringere Charlotte mentre lui... René obbediva. Lui era il capo della luce. Il male che avevo fatto mi divorava. Vomitavo e potevo sentire l'inferno sempre più vicino. Dio mio, quelle visite. Dicevano che c'era qualcosa dentro di me, che l'avrebbero tirata fuori. Dio mio. Mamma mia. Ok ragazzi, facciamo così, non so se abbia salvato, però insomma l'abbiamo cominciato e direi che per questo primo episodio è tutto. Io vi invito come al solito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare, condividere, attivare la campanella di notifiche per non perdervi altri video e supportare la serie, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!